di passare vicino al mio campo. Ero un ragazzino, stavo lì a giocare. Erano 300, erano giovani e forti, andavano al fronte col sole negli occhi e cantavano, cantavano. Che poteva essere utile così umanizzare una figura mettendolo nella memoria della famiglia, ecco, facendone oggetto anche di qualcosa che non è scritto sui libri, per quella che è la vicenda storico, politica, ideologica di Carlo Pisacane. Questa è la Napoli in cui per circa 20 anni ha vissuto Carlo Pisacane, la zona dell'Infrascata dove è nato, questa è la zona della Duchesca dove lui fu per la prima scuola militare nel convento di San Giovanni a Carbonara e poi fondamentalmente all'Annunziatella dove uscì poi militare di professione. Questa è l'Annunziatella di Napoli, il famoso Palazzo Rosso. Carlo entrò il 22 maggio del 1832, ritrovò lì il fratello maggiore che già vi studiava. Quindi la prima nomina fu di soldato del reggimento cacciatore, ripeto, cacciatori nel 21 settembre 1838, poi nominato il 1 maggio del 1839 alfiere del 5 reggimento di linea Borbone e infine alfiere del Genio. Si innamora l'8 settembre, lui dice precisamente l'8 settembre del 1830, la festa di Piedigrotta, di questa Enrichetta di Lorenzo, che aveva all'epoca 10 anni. Enrichetta in effetti sposò un lontano parente di Carlo. Dopo alcuni anni, nel 1842 quindi, lui viene destinato in Abruzzo, a Civitella del Tronto, per altri lavori del genio sempre, e lì incappa in una disavventura, perché evidentemente lui era attirato proprio dalle donne sposate con uomini, con mariti vecchi. E in effetti la tresca finisce male perché nel febbraio dell'anno successivo del 43 Nanella viene ferita dal marito geloso che l'aveva sorpresa a letto con Carlo. Carlo finisce in carcere e poi viene liberato per intercessione dei superiori. Ritorna a Napoli e rivede Enrichetta. Quindi comincia questa relazione extraconiugale per Enrichetta, si rividero e cominciarono a manifestare i loro sentimenti. Subisce un agguato con ferite gravissime sulla salita di San Gregorio Armeno a Napoli e quindi alla fine decidono di scappare. Il 7 febbraio, con documenti falsi, sul piroscafo Leonidas in partenza da Napoli per Marsiglia. Da Marsiglia fuggono a Londra, poi da Londra passano a Parigi vengono arrestati non per adulterio, perché nel frattempo era partita la denuncia a Napoli e sia da parte del Lazzari, cioè il marito della Enrichetta, per abbandono di domicilio coniugale, per sottrazione di denaro e di gioielli, ma anche ovviamente per Carlo come disertore, perché lui era comunque sottufficiale dell'esercito borbonico. Quindi a Parigi vengono finalmente arrestati, ma non con l'accusa di adulterio, ma perché in possesso di documenti falsi, cioè passaporti falsi. Restano in carcere una dozzina di giorni e poi piano piano ci sono tutte le indicazioni che Carlo dà al fratello su come mantenere i rapporti. La singolarità di questa vicenda di questi due fratelli, molto legati dal punto di vista affettivo, ma totalmente distanti dal punto di vista ideologico. Filippo, colonnello della cavalleria borbonica, è rimasto borbonico fino alla fine, alla presa di Gaeta, e non ha accettato
di passare nell'esercito del Regno d'Italia ed è morto esule in Francia, al seguito poi dei Borbone. Quindi due fratelli che si sono trovati anche a combattere su fronti contrapposti. E quindi una parte anche di questo carteggio che noi abbiamo è anche relativo alla figura del fratello Filippo. Restano a Parigi per circa 6 mesi, poi per mancanza di fondi lui si deve arruolare nella legione straniera e va in Algeria. Nel frattempo Enrichetta raggiunge Marsiglia perché un fratello, Achille, raggiunge la sorella a Marsiglia, ma così in maniera molto civile poi capisce che non c'è altro da aggiungere e che lei vuole chiedere una separazione giudiziaria. Scoppia il 48. Il 17 aprile si arruolò nell'esercito lombardo, reggimento della morte, colonna Borra, compagnia cacciatori, con i quali combatté nel Tirolo valorosamente. Viene ferito il 27 giugno al braccio destro, ricoverato nell'ospedale di Salò, e lì lo raggiunge la sua Enrichetta, preoccupatissima perché si temeva l'amputazione dell'arto. Poi, per l'intervento di un noto chirurgo dell'epoca, il dottor Leone, riuscì a guarire. Dopodiché, guarito, va in Piemonte e resta nel 22esimo fanteria col grado di capitano. Ma la storia va avanti e quindi arriviamo alla Repubblica Romana. L'8 marzo raggiunse Roma con la sua Enrichetta. Il 30 aprile è vittorioso in uno scontro contro i francesi. Voi sapete perfettamente che il generale Oudinot fu mandato con un esercito francese chiamato da Pio IX, che nel frattempo si era rifugiato a Gaeta. Poi nel maggio viene nominato colonnello capo di Stato Maggiore da Mazzini. Alla caduta di Roma fu arrestato, detenuto in Castel Sant'Angelo e poi liberato per intercessione di Enrichetta, che nel frattempo aveva partecipato come infermiera dietro le barricate all'assistenza dei feriti nella zona di San Pietro in Montorio, componente anche lei del comitato centrale insieme a Cristina Trivulzio di Belgioioso e a Giulia Bovio Paolucci. E quindi per l'intercessione di Enrichetta fu liberato. Ma lui non perdonò al generale Oudinot di aver detto delle cose che secondo lui erano false e scrive nell'estate del 49 una lettera infuocata dicendo: l'amore per il mestiere delle armi e l'amore per la verità mi impongono a scrivervi questa lettera ove mi sforzo di provare la vostra incapacità militare e di mettere in chiaro le menzogne che avete detto. È ben triste, generale, dopo tutto ciò sentire alla tribuna francese pronunciare le seguenti parole: signore, un esempio unico nella storia, i francesi hanno attaccato Roma dal lato più forte per risparmiare la città e i monumenti. Nella lettera lui gli dice in maniera molto chiara: avete bombardato la città ed eravate nel vostro diritto perché è necessario far uso di tutti i mezzi d'azione per arrivare al proprio scopo, ma negarlo dicendo che avete bombardato solo i bastioni è vile. Le bombe tirate sui bastioni erano molto ben dirette. Per tirare nella città bisognava diminuire di molto l'angolo di inclinazione, non ci si può ingannare. Tutte le bombe cadute in Roma vi sono state espressamente inviate. Infine, dalla batteria di Porta del Popolo, voi avete lanciato sulla città un'enorme quantità di granate. Quello, penso, non erano tirate a caso. Perché dunque mentire? Voi sapete che c'era stato prima dell'assedio una tregua perché si tentava un accordo tra il plenipotenziario francese Messer de Lesseps e Mazzini. Mazzini cadde nel tranello e accettò una tregua che poi Oudinot non rispettò perché la tregua doveva durare fino al 4 giugno, invece la mattina del 3 giugno, all'alba del 3 giugno, vi fu un attacco dei francesi contro Roma con ovviamente, proprio stracciando quella tregua che era stata
scritta, e quindi insiste nell'attaccarlo, dice: un esempio unico nella storia, sì, nel vedere la Repubblica, la Francia repubblicana attaccare una Repubblica accerchiata dai nemici. Un esempio unico nella storia, sì, per gli errori politici e militari commessi. Un esempio unico nella storia, sì, per le menzogne dette a scusa di queste stesse colpe e di queste stesse infamie. E poi arriva alla fine a dire in maniera molto decisa: io darei a questa lettera generale la più grande pubblicità possibile. Le menzogne che avete detto, quelle che si dicono a Parigi, costringono ogni uomo onesto a mettere in chiaro i fatti e a proclamare l'onta di coloro che hanno voluto calunniarci. Ma non finisce qui, perché il fratello Filippo aveva partecipato alla battaglia di Velletri con i Borboni e aveva scritto a Carlo una lettera dicendo che Garibaldi era stato pavido. Lui gli risponde per le rime, dice: caro fratello, dopo tutto ciò che ti ho detto, ti prego di spiegarmi in quale azione hai fatto fuggire Garibaldi, e ricordati di quella massima che vincitore è colui che resta in campo e non c'ha colui che va via, eccettuato il caso che il tuo re prodissimo avesse inventato una nuova tattica. Senti, mio caro Filippo, io non voglio cambiare i tuoi principi, ma sappi che dappertutto l'armata napoletana è tenuta a vile. Del resto terminiamo di parlare a ciò. Io provo il bisogno di pensare liberamente, di parlare liberamente, di essere sicuro sulla mia libertà individuale, pronto a impugnare la spada per l'Italia. Tu non provi questi bisogni. Senti solo il bisogno di essere l'istrumento del più vile di tutti gli esseri. Basta. Bando alla politica. Ti ho inviato per la posta una lettera che ora si vende in Europa e ti ho spedito al generale Oudinot. Ti spedirò con questo corriere un altro plico contenente un rapido cenno sugli avvenimenti di Roma stampato da me. Sono persuaso che ti farà piacere leggere ciò che scrivo. Però poi al fratello passa ai sentimenti. Ti ho parlato facilmente a lungo del mio passato, ma mi sarebbe difficilissimo parlarti del mio avvenire. Non posso dirti altro che non so cosa farò. Perché ovviamente lui deve fuggire, esule di nuovo in Inghilterra, e qui ovviamente comincia una stagione difficile, anche perché Enrichetta si ammala, non tollera il clima, la caligine tetra di Londra, e quindi tenta, anche perché si sono interrotti i rapporti epistolari con la famiglia, non ha notizie dei figli, tenta di ritornare a Genova. Lui a Genova non può tornare e quindi va a Lugano. In effetti lui non poteva rientrare in Genova. Ci rientra dopo una crisi sentimentale che coinvolge proprio Enrichetta, che è rimasta sola a Genova, e quel suo amico Enrico Cosenz, che Indro Montanelli nell'Ideale Risorgimento sintetizza veramente in maniera egregia. Rimasta intrepidamente al suo fianco nel periodo romano, essa era sola a Genova, afflitta dal dubbio di essere dipeso a quel suo inquieto compagno. Lì trovò Cosenz, vecchio amico e commilitone di Carlo, che sebbene alla vigilia dei nozzi si innamorò di lei. Entrambi leali fino allo scrupolo sfogarono i loro sentimenti in lunghe lettere a Carlo, e ne nacque una corrispondenza a tre del più puro stile romantico. Con molta civiltà, invece di maledire e recriminare, Carlo ragionò, riconobbe i propri torti, impartì all'amico e all'amante consigli disinteressati e alla fine rimase padrone del cuore di lei, che non si sentì di lasciarlo. Accorse a Genova, deciso stavolta a fare il buon marito e padre di famiglia, abbracciò Cosenz, con cui mantenne i suoi fraterni rapporti, e si diede a completare la stesura del saggio sulla guerra del 1848-49. Questo è il libro che lui pubblica nel 1851, e poiché non era dolce di sale, come abbiamo visto, ne riceve critiche a non finire. Finiscono a queste critiche a lettere sui giornali, ma anche nello stile dell'epoca, qualche duello, ricordare quello con Ramorino. Ed egli scrive a Cattaneo: il libro aumenterà l'idrofobia dei mazziniani, credo che mi invierebbero volentieri al Sant'Uffizio. Io ho definito il partito gente disciplinata in pace ed indisciplinata in guerra. Difatti sono nemici della discussione e delle critiche, ed in guerra ognuno vuol combattere per proprio conto. E dal fratello Filippo insiste: io sono l'autore del libro giunto in prefettura, non capisco come, avrei piacere che tu lo leggessi, benché non troverai certamente le tue opinioni politiche, ma diametralmente opposte. Dell'esercito napoletano ho detto il vero.
Quindi dal 55 al 57 c'è un avvicinamento al Mazzini e invece inizia la polemica con gli altri patrioti che ormai si erano distanziati dal Vate, cioè Ferrari, Cattaneo, Macchi, Montanelli, eccetera. E quindi finisce la stesura di questi quattro saggi che poi compongono un unico libro, Saggi storici, politici, militari dell'Italia, che in effetti furono tutti pubblicati postumi a cura degli amici. Alla fine del 55 aveva maturato la necessità di promuovere i fatti e il moto che desiderava nel Mezzogiorno, perché ivi, prima di cominciare la lotta, si ha la certezza che acquisti vaste proporzioni. La molla della spedizione probabilmente fu l'esecuzione della condanna a morte di Agesilao Milano, il soldato calabrese di origine albanese che attentò alla vita di re Ferdinando l'8 dicembre del 1856. In queste ultime diapositive cerco di sintetizzarvi rapidamente quello che è il pensiero politico adesso di Carlo Pisacane, perché in questi lunghi anni di studio lui poi dagli scritti militari passa agli scritti propriamente politici, e quindi scrive brevemente: l'uguaglianza politica è derisione, allorché i rapporti sociali dividono i cittadini in due classi distintissimi, l'una condannati a perpetuo lavoro per miseramente vivere e l'altra destinata a godere il frutto dei sudori di quelli. La libertà senza uguaglianza non esiste, questa e quella sono condizioni indispensabili alla nazionalità. Poi diciamo che alla fine lui ritiene che tutto ciò che è successo in Europa non rendono possibile il risorgimento italiano che da una rivoluzione radicale e sentita e l'utile delle masse sarà come un torrente che trarrà secolo a battaglia gli italiani di ogni opinione. Ma qual è il dovere e l'opera del rivoluzionario? Con la penna trattare tutte le questioni che conducono al fine bramato, con la congiura far cospirare l'azione al medesimo fine, cercare di legare strettamente il pensiero e l'azione. Dire fucili e non libri è un errore, come il dire libri e non fucili. E poi l'Italia per essere libera deve essere indipendente, libertà e indipendenza non altrimenti si ottengono che conquistandole. L'Italia deve fare da sé, nessuno straniero ci potrà dare la libertà. La federazione è uno stato di transizione, poi difende Mazzini perché viene accusato di andare a massacrare i giovani, però gli contesta il fatto che secondo lui avrebbe dovuto scegliere una sola regione d'Italia, evidentemente il Mezzogiorno, e in essa concentrare tutti i mezzi di cui disponeva. Allora, diciamo, la fase continua ancora con altre due piccole annotazioni. Quindi lui ha un concetto di patria che si modifica, dice: la conquista della patria non già di un nome pomposo e di vani diritti, ma la conquista del suolo della nazione e di quanti prodotti vi esistono. E quindi anche il discorso del suffragio universale, dice: sì, ma il suffragio universale è un inganno, perché se voi rimanete poveri, se siete dipendenti dai vostri padroni, come potrà il vostro voto essere libero se la vostra esistenza dipende dal salario del padrone, dalle concessioni del proletariato? Voi indubbiamente votereste costretti dal bisogno come quelli vi vorranno far votare. Quindi si comincia a configurare la sua ideologia socialista e quasi anarchica. Quindi arriviamo alla spedizione. Diciamo che questa spedizione fu preparata alcuni mesi prima. Pisacane si andò sotto mentite spoglie a Napoli a contattare nel giugno del 57 il comitato napoletano, operò delle scelte probabilmente di uomini non affidabili, ritornò a Genova e con una determinazione quasi fatalistica decise la partenza per il 25 giugno e il 24 scrisse il suo testamento, che poi affidò a Miss Jessie White, una giornalista inglese che è poi stata la passionaria del nostro risorgimento. E lui in questo testamento politico dice quella che è la sua idea: ecco, il socialismo di cui parlo può definirsi in due parole, libertà e associazione, che bisogna agire perché l'intervento della baionetta di Milano ha prodotto una propaganda molto più efficace che mille volumi scritti. Io non ho la pretesa, come molti oziosi che me ne accusano per giustificare se stessi, di essere il salvatore della patria, no, ma io sono convinto che nel Mezzogiorno d'Italia la rivoluzione morale esiste, che un impulso energico può spingere le popolazioni a tentare un movimento deciso, ed è perciò che i miei sforzi si sono diretti al compimento di una cospirazione che deve dare quell'impulso. Se giungo sul luogo dello sbarco, che sarà Sapri, nel Principato Citerior,
io crederò di aver ottenuto un grande successo personale, dovessi lasciare la vita sul patibolo. Semplice individuo, quantunque sia sostenuto da un numero assai grande di uomini generosi, io non posso che ciò fare, lo faccio, il resto dipende dal paese, non da me. Io unisco alla mia bandiera tutte le affezioni e tutte le speranze della rivoluzione italiana, combatteranno con me tutti i dolori e tutte le miserie d'Italia. Io non aggiungo che una parola. Se non riesco, disprezzo profondamente l'uomo ignobile e volgare che mi condannerà. Se riesco, apprezzerò pochi i suoi applausi. Ma ogni mia ricompensa io la troverò nel fondo della mia coscienza e nell'animo di questi cari e generosi amici che mi hanno recato il loro concorso, che hanno diviso i battiti del mio cuore e le mie speranze, che se il nostro sacrificio non apporta alcun bene all'Italia, sarà almeno una gloria per esse aver prodotta dei figli che vollero immolarsi al suo avvenire. Erano 300, erano giovani e forti, e son morti. Me ne andavo un mattino a spigolare, quando ho visto una barca in mezzo al mare. Era una barca che andava a vapore e alzava una bandiera tricolore. All'isola di Ponza si è fermata, è stata un poco e poi è ritornata. Si è ritornata ed è venuta a terra. Scese con l'armi e a noi non fece guerra. Erano 300, erano giovani e forti, e sono morti. Scese con l'armi e a noi non fece guerra, ma si inchinarono a baciar la terra. Ad uno li guardai nel viso, tutti avevano una lacrima e un sorriso. Li disser ladri usciti dalle tane, ma non portaron via nemmeno un pane. E li sentì mandare un solo grido: siamo venuti a morir per il nostro lido. Erano 300, erano giovani e forti, e sono morti. Con gli occhi azzurri e coi capelli d'oro, un giovin camminava innanzi a loro. Mi fece ardita e preso per la mano gli chiesi: dove vai, bel capitano? Guardormi e mi rispose: oh mia sorella, vado a morir per la mia patria bella. Io mi sentì tremar tutto il cuore, né potei dirgli: v'aiuti il Signore. Erano 300, erano giovani e forti, e sono morti. Quel giorno mi scordai di spigolare e dietro a loro mi misi ad andare. Due volte si scontrarono con gli gendarmi e l'una e l'altra li spogliarono dell'armi. Ma quando fur della certosa i muri, s'udirono a suonar trombe e tamburi e il fumo e gli spari e le scintille pombarono loro addosso più di mille. Erano 300, erano giovani e forti, e sono morti. Erano 300, non voller sfuggire, parean 3000 e vollero morire. Ma vollero morire col ferro in mano, e avanti a loro correa sangue in piano, finché pugnarvi Dio per loro pregai, ma un tratto venni me, né più guardai. E non vedeva più fra mezzo a loro quegli occhi azzurri e quei capelli d'oro. La scelta del Cilento non è casuale, secondo me. Il Cilento aveva avuto moti insurrezionali già nel 1820, nel 1828, nel 1848. Tenta lo sbarco a Sapri, dove approdò il 28 giugno, dopo aver operato una deviazione a Ponza, che fu necessaria perché i loro erano senza armi, allora decisero in navigazione di puntare su Ponza e assaltare il locale carcere e quindi fornirsi di un po' di armi. In effetti questa è stata una mossa sbagliata, perché poi a Ponza la maggior parte dei detenuti erano detenuti comuni, i detenuti politici veri e propri ce n'erano solo 75. Quindi diciamo che dei 323 di Ponza più i 26 di Genova, insomma diciamo circa 350, i veri patrioti erano poco più di 100, il resto erano dei detenuti comuni, e questo fu il motivo per cui il parroco di Ponza, un certo Vitiello, attivò subito un certo De Leo, lo mise su una barca e lo mandò a Gaeta ad avvisare le autorità borboniche, quindi era una banda di malfattori. E quindi queste autorità ebbero tutto il tempo di avvisare la popolazione locale che arrivavano dei delinquenti, non dei patrioti.
Poi la seconda cosa che ovviamente ha reso la spedizione un po' diciamo fallimentare fu una valutazione del periodo stagionale. È riconosciuto sui testi di storia che Pisacane, quando arriva nei centri abitati, commenta: ma questi sono paesi di femmine, uomini non ce ne sono, e non ce ne potevano essere perché gli uomini da lavoro andavano a lavorare come stagionali in Puglia per la trebbiatura del grano, quindi la maggior parte delle persone che trovò in quei paesi erano donne, vecchi e bambini, quindi chiaramente poco adatti a fare una rivoluzione. Quindi tutte queste cose chiaramente hanno segnato anche in maniera determinante il fallimento della spedizione. Comunque lui raggiunge Torraca e il 29 giugno nel paesino dove si festeggia la festa di San Pietro legge il famoso proclama in cui cerca di aizzare questa popolazione di maschi adulti che non esiste, di fatto non esiste, non ce ne sono. E quindi ormai la spedizione è fallita. Raggiungono Padula, il primo, torniamo un momento indietro, giusto per far vedere, raggiungono Padula e qui avviene un primo scontro importante con i Borboni, il gruppo viene ormai completamente, il gruppo ormai si disperde perché nella battaglia molti di questi delinquenti abbandonano, una parte si spaventa, ma avviene però una cosa molto grave perché un centinaio di persone che erano riuscite a sfuggire dalla zona della battaglia si rifugiano in paese, ma in 35 vengono massacrati come animali in un vicolo cieco, 35 persone vengono proprio fatto oggetto di un tiro al bersaglio. Pisacane non può tentare di andare verso sud, per cui va verso Sanza, dove la popolazione era stata attivata e quindi viene ucciso, perché ormai la maggior parte degli storici non accetta più l'idea del suicidio che per molti anni si era paventata. Viene ucciso per mano del capo della guardia urbana, un certo Savino Laveglia, che insieme a uno zio Michele, a un altro che si chiamava Enter, Gaetano Enter, era un falegname, avevano aizzato la popolazione e quindi si uccidono Carlo Pisacane, 7 dei compagni che erano partiti con lui da Genova, mentre Giovanni Nicotera viene ferito a un braccio e viene fatto prigioniero e Giovan Battista Falcone invece veramente si suicida. Brevemente vorrei, proprio in pochissime diapositive, dire una cosa che ha caratterizzato la storiografia di Carlo Pisacane per un secolo, perché ha avuto alti e bassi, contrasti, e il professore Carlo Crippa, proprio in una conferenza tenuta a Sapri nel 2002, diceva: sul piano storico a Carlo Pisacane sono state attribuite troppe matrici ideologiche, spesso molto improbabili. Pisacane è stato dipinto come democratico radicale, nazionalista, repubblicano, garibaldino, socialista, anarchico e perfino fascista. Pisacane sembra insomma un lenzuolo tirato da tutte le parti. E Luciano Rossi lo conferma, perché dal buon storico dice: singolare destino quello di Pisacane, non esiste forse personaggio della storia contemporanea che ha accumulato un'aggettivazione ideologica più ricca e così molteplice. Eppure, fra detrattori ed elogiatori, critici e rivalutatori, l'opera e il pensiero del rivoluzionario napoletano hanno costituito una costante per la cultura politica italiana dall'unificazione ai nostri anni. Quindi la storiografia risorgimentale ha comunque riservato, volente o nolente, come descrizione positiva o negativa, un capitolo al caso Pisacane. Adolfo Omodeo, che certamente è stato uno dei più grossi studiosi nella sua difesa del risorgimento, lui dice sì, lui è strano perché è sbattuto e naufrago per una passione amorosa, il suo momento politico fu in lui non solo posteriore ma anche in parte avventizio sulla crisi dell'amore romantico. In effetti aveva ragione, perché se non ci fosse stata quella crisi che lo ha portato a conoscere tante persone a Parigi, a Londra, a vedere un mondo diverso, lui probabilmente non avrebbe potuto elaborare quella sua ideologia. E in effetti lui sentenzia: è come un frammento del 1848 francese inserito nella storia d'Italia. Aldo Romano nella prefazione dice delle cose secondo me molto importanti.
perché lui differenzia nell'ambito dei patrioti meridionali due categorie. Nella ricerca di ciò che preparò idealmente agli occhi del mondo quel prodigio della storia che fu l'annessione del Regno delle Due Sicilie, se va messo in primo luogo il contributo morale degli ergastolani e degli esuli di parte moderata, cioè dei Poerio, dei Settembrini, degli Spaventa, dei De Santis, cioè di tutta quella nobile schiera di uomini che conquistò con personale sacrificio l'adesione alla propria causa della pubblica opinione europea fino al giorno in cui, isolato da esso, il regno di Francesco II crollò, non bisogna dimenticare quella che preparò praticamente l'impresa dei Milli, che fu l'opera rivoluzionaria del partito mazziniano, quella lunga serie cioè di tentativi e di insuccessi, che ebbe a suo epilogo il più nobile di quei tentativi e il più clamoroso di quegli insuccessi, la spedizione di Sapri. E Nello Rosselli, nel 32, quando scrive il suo libro su Carlo Pisacane, dice: quanti nei necrologi e in intimi sfoghi avevano deprecato il suo vano sacrificio, Mazzini solo misurava e capiva. Il viandante ansioso di varcare il torrente getta pietre l'una sull'altra nel profondo, poi posa sicuro il piede sulle ultime che affiorano, perché sa che quelle scomparse nel gorgo sosterranno il suo peso. Pisacane, anche lui come i fratelli Bandiera, Tito Speri, pareva sparito nell'urna, ma sulla sua vita, sulla sua morte poteva posare e posa uno dei piloni granitici dell'edificio italiano. Andando sempre a ritroso negli anni, Rodolfo Savelli specificava che la vita del pensiero in Pisacane non è mai un lusso o un divertimento, ma è la luce che illumina l'azione e la politica. E infine Benedetto Croce, siamo nel 1909, aggiunge: l'esilio aveva disperso anche alcuni bizzarri se non equilibrati incendi meridionali come Carlo Pisacane, il quale nei suoi scritti postumi doveva rivelarsi socialista e quasi anarchico. Quindi io mi sono posto una domanda: come mai questa contraddittorietà tra giudizi dei vari storici, eccetera? E credo che questo riguardi proprio, a parte della, diciamo, l'interesse politico di ogni singolo storico, la possibilità che abbia potuto studiare più una vicenda che l'altra, approfondire più un argomento che un altro, ma io credo che sia invece chiarito meglio dal letterato che fa la differenza. E quindi vi riporto un giudizio di Alberto Moravia, perché il letterato ha quella sensibilità che lo storico non può avere. Lo storico fa un discorso scientifico e il letterato va nel profondo. A me è piaciuto, e ve lo propongo come ultima diapositiva: Pisacane affascina più di Cavour o persino più di Garibaldi, perché mentre Cavour e Garibaldi appartenevano al loro tempo ed appunto per questo riuscirono nelle loro imprese coerentemente limitate e circoscritte, Pisacane, lui, non era del suo tempo ed infatti la sua impresa non riuscì e forse, come tutti gli utopisti, non era di alcun tempo affatto. Così che ce lo ritroviamo continuamente un passo più avanti di noi, alla fine dobbiamo concludere che egli è emblematico non tanto sul piano politico e storico, benché su quello psicologico ed esistenziale. Egli è l'uomo per antonomasia in anticipo, nel paese per antonomasia in ritardo. Vi ringrazio della vostra attenzione e della vostra pazienza.